Dimmi. Brescia che esce con un punto, ma anche forse, anzi senza il forse, con tanta recriminazione, una partita che per quello che si è visto in campo, se c'è una squadra che va a vincere, assolutamente non esce. Sì, onestamente ai punti, come si dice, meritavamo qualcosa in più, come meritavamo qualcosina in più a Cittadella, come meritavamo qualcosina in più a Bari. E diciamo che in queste tre partite in una settimana abbiamo dimostrato di esserci, di combattere, di lottare, di voler raggiungere questo traguardo importante, e la squadra si è dimostrata viva, si è compattata, ha tirato fuori quello che doveva tirar fuori, e la strada è ancora lunga, mancano 10 partite, però penso che il percorso intrapreso è quello giusto. Vedi, hai sentito da capitano e anche da giocatore che tiene questa maglia magari più di altri il dovere di prenderla per mano, al di là del gol oggi? Sì, diciamo che siamo 3-4 ragazzi che indubbiamente tengono di più a questa squadra, a questa maglia, e sta a noi riuscire a trasmettere l'importanza di giocare in una piazza importante, in una piazza che non può retrocedere, una piazza che si deve salvare a tutti i costi, e penso che nelle ultime partite, ma già da quando è arrivato mister Possanzini, e abbiamo dimostrato di lottare, ci siamo compattati, ci siamo guardati tra virgolette in faccia, e penso che le prestazioni stanno arrivando, un po' meno i risultati, anche se gli ultimi due sono stati positivi, però penso che siamo vivi, ci siamo, e la strada è giusta, e se continuiamo con questa direzione ci salveremo, lo posso dire convinto. E onestamente, c'è, come dicevo prima, c'è bisogno di tutti, e Brescia è una piazza difficile, e noi abbiamo veramente bisogno di tutti, abbiamo bisogno di voi giornalisti, abbiamo bisogno dei tifosi, abbiamo bisogno che un po' l'ambiente si compatti per portare a casa questo risultato. Noi sentiamo il bisogno di essere aiutati, di essere trascinati, e noi cercheremo di trascinare voi e i tifosi con le prestazioni, con la voglia di non mollare. Poi, onestamente, siamo buoni giocatori, ma non siamo dei fenomeni. L'importante è quello di combattere su ogni palla, di lottare, e penso che lo stiamo dimostrando. E quindi, da capitano, tengo anche a fare un grosso applauso ai miei compagni, a un gruppo che dal più giovane al più vecchio, dall'italiano allo straniero, si è compattato, si è unito, e vogliamo uscire a tutti i costi da questa situazione. Mi siete tolti un po' la scimmia dalla spalla, no? Con questo gol che non sembrava più arrivare, invece. Sì, diciamo che un po' per demeriti nostri, anche miei, per esempio a Cittadella, un po' un pizzico di fortuna in più che non guasta mai, il gol è mancato. Adesso ci siamo sbloccati, e ci siamo sbloccati anche nel girone di ritorno, che abbiamo fatto due pareggi, non avevamo fatto ancora un punto, e il percorso, come ho detto prima, intrapreso è quello giusto, e noi vogliamo uscirne perché ce lo meritiamo, ce lo meritano tutti i dipendenti che lavorano nel Brescia Calcio, e perché stiamo facendo un lavoro che non è un lavoro, diciamo un percorso che non è facile. Salvarsi richiede tanta forza mentale, tanta determinazione, tanta compattezza, e quindi non è facile, ma tutti ci siamo compattati, e adesso sono sicuro che con questa strada ci salveremo. Ciao Dimitri, un'altra cosa positiva, oltre al gol, penso siano stati anche gli applausi a fine partita ai tifosi, perché comunque arrivati non dopo una vittoria, ma dopo un pareggio, quindi vuol dire che hanno proprio apprezzato anche la vostra prova. Sì, a noi fa sempre piacere quando usciamo tra gli applausi, perché non dobbiamo scordare che siamo dei ragazzi tra virgolette normali, che tengono tantissimo al loro lavoro, e quando le cose vanno male siamo i primi a tra virgolette deprimerci e a starci male, e quando arrivano degli applausi anche con un pareggio, noi lo prendiamo veramente con un motivo di orgoglio, come una voglia per ripartire, una voglia per dare ancora di più la prossima partita, e a noi fanno piacere. E già a Cittadella eravamo tra virgolette usciti con qualche applauso, e oggi ne abbiamo avuto la conferma, ma noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno dei tifosi, abbiamo bisogno che lo stadio dal primo all'ultimo minuto ci dia una mano, sia con noi, e anche a un passaggio sbagliato, a un gol sbagliato, che sia con noi. L'applauso fa sempre tra virgolette piacere a ragazzi anche giovani, a ragazzi anche come me che sono qui da tanto tempo. E poi se uno, se mi permetto, vuole contestare o vuole dire la sua tra virgolette, secondo me il momento giusto a fine stagione ha risultato poi determinato, ma adesso noi abbiamo bisogno veramente di tutti. Chiedo, Piero, come abbiamo chiesto prima anche al mister,
cosa ti ha detto, visto che tu sei esattamente quello che era dietro Tossin all'arbitro, per non andare nemmeno a vedere il VAR in un mani che ti ha tolto palla su tutta l'area piccola, che mi sembra veramente allucinante non andare nemmeno a controllare le mani. Ma diciamo che qualche episodio ci è girato un pochino a nostro favore, non dobbiamo prenderlo come un alibi, se c'era ormai è andata, non dobbiamo stare dietro a queste cose, non dobbiamo andare determinati e concentrati, non ci ha dato il rigore, abbiamo fatto gol dopo nonostante l'avessimo preso, e questa è la reazione da grande squadra. Noi onestamente, se ci viene dato qualche rigorino fa piacere, poi però non deve essere un alibi, noi andiamo dritti per la nostra strada e questa, mi sento di dire, è la strada giusta. A posto? Grazie. Grazie.